La cover del capitolo 1107 è una cover su richiesta, e mostra Beppo geloso mentre versa una bevanda calda, per fare un dispetto ad un leopardo delle nevi che sta dormendo con Lo. Il capitolo inizia con uno sguardo ai pirati giganti, e rivelando che Oimo e Kashi sono con loro. Sono presenti anche diversi altri giganti. Dori e Brogi ordinano ai loro uomini di affondare le navi della marina, che obbediscono e mettono in allarme i marine. Approdano poi su Egghead, mentre Usopp osserva Dori e Brogi avanzare nella foresta. Inizia a piangere e a chiamarli maestri, mentre Nami e Chopper festeggiano per aver visto Oimo e Kashi, riconoscendo i loro vecchi amici, e deducendo che sono riusciti nel loro intento di recarsi a Little Garden per andare a prendere i loro capitani. Edison ipotizza che abbiano raggiunto Egghead dopo aver sentito le notizie che riguardano Cappello di Paglia e Vegapunk, per unirsi alla battaglia, ma Usopp aggiunge che non sono venuti qui per portare avanti una guerra insensata, ma per salvare i Mugiwara e aiutarli a fuggire. Vediamo poi che Brook chiama Nami tramite un lumacofono, la quale chiede un aggiornamento sui loro progressi. Lilith spiega che sono vicini alla scogliera ma devono trovare un modo per fermarsi, dicendo a Nami di prestare attenzione. Vediamo Jinbei mentre si dirige verso il combattimento tra Zoro e Lucci, commentando come sia un pessimo momento per combattimento. La scena si sposta sul combattimento tra Zoro e Lucci. Zoro dice che è arrivato il momento di chiudere la faccenda, ma Lucci risponde che solo il vincitore può parlare in questo modo, aggiungendo che è solo un peso ed un anello debole per la sua ciurma. La scena si sposta sulla costa di Egghead, dove i pacifista stanno ancora distruggendo le corazzate della marina grazie all'ordine di Jewelry Bonnie. A questo punto ben 30 navi sono state affondate, e il viceammiraglio Red King prende il comando. Ordina alle navi più piccole di ritirarsi e alle grandi corazzate di prendere il comando, commentando quanto sia pietoso per i Marines sparare sulle proprie armi mentre abbattono un pacifista. Il capitolo si sposta nuovamente. Sanjay, Garcia, Saturn e Kizaru sono in piedi di fronte a Ruffy, Atlas, Vegapunk, Kuma, Sanji, Franky e Bonnie. Ruffy chiede a Bonnie perché sta piangendo, e lei risponde che lo stava cercando da tanto tempo. Ruffy dice di essere stato qui per tutto il tempo, ma Bonnie risponde che non sapeva fosse Nika. Ma Ruffy si chiede cosa fosse Nika, poi le dice che il suo attacco è stato debole, e Bonnie ammette che voleva imitare proprio lui, poi chiede di mostrarle come si fa, colpendo Saturn per vendicare Vegapunk. Ruffy accetta e dice a Saturn che pagherà per aver fatto del male ai suoi amici, poi sferra una mossa chiamata Booming Dong Gatling, colpendo Saturn in faccia più volte e facendolo volare attraverso l'isola e diversi edifici. Franky e Atlas consigliano di scappare, ma Vegapunk dice che se si muove ora morirà. Kizaru dice che morirà in ogni caso e spara un raggio laser contro Bonnie e Vegapunk. Tuttavia appare Sanji all'improvviso che devia l'attacco con un semplice calcio, provocando lo shock di Kizaru e Franky. Allora gli altri colgono l'occasione per fuggire. Kizaru commenta che ora dovrà almeno riportare indietro le teste di Sanji e Ruffy, allora Sanji commenta che farebbe meglio a dare le dimissioni. Nel frattempo Saturn emerge dagli edifici che gli sono caduti addosso, e viene accolto da Katarina, Devon e Van Auger dei pirati di Barbanera. Katarina Devon si chiede quale sia il potere di Saturn, aggiungendo che il fatto che un Gorosei sia sceso sulla Terra ha reso il loro lavoro più facile. Mentre lo dice, gli tocca la gamba e poi afferma che la loro missione è stata completata. Saturn commenta quanto sia scioccante che una persona come lei, che è stata imprigionata al sesto livello di Impel Down, sia sottomessa a qualcuno, e lei risponde che Barbanera è speciale. Saturn risponde a sua volta che anche la sua stirpe lo è, così Katarina Devon comprende che anche Saturn sia a conoscenza della verità su Teach. Saturn chiede invece cosa sperano di ottenere dalle loro recenti bravate, e quale sia il loro obiettivo. Al che i due rispondono il mondo. Saturn li attacca ma Van Auger usa i poteri del frutto per teletrasportarsi via. Mentre si preparano a lasciare Egghead, Van Auger dice che non ha ancora padroneggiato bene il suo potere, poi i due vengono interrotti da Caribou, che si avvicina a loro piangendo lacrime di gioia. Li implora di lasciarlo unire ai pirati di Barbanera, affermando di aver preso il mare per servire Teach e unirsi alla sua ciurma. Il capitolo si chiude qui. Nel complesso il capitolo è incredibilmente emozionante, soprattutto per l'apparizione dei pirati di Barbanera. Ora finalmente sappiamo che le origini di Barbanera hanno qualcosa di unico, e sappiamo anche che Katarina Devon può ora copiare l'aspetto di Sanjay Garcia Saturn attraverso il suo frutto del diavolo. Possiamo solo immaginare l'enorme vantaggio che questo possa portare a Barbanera. Volevo ringraziare Luca Grassi che è ufficialmente un membro della ciurma di Storyteller.
Se anche voi volete entrare nella ciurma, abbonatevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.